Ciao a tutti amici, sono il Custo e rieccoci con la nostra serie inglese. Abbiamo sistemato ancora l'esercito, abbiamo rafforzato i nostri confini, potenziato un attimo i nostri aerei creando l'aereo carrier, il basic carrier airframe. Dovrei modificare l'interwar, praticamente il fighter e il CAS. Adesso ho l'interwar, dovrei modificare col basic. Direi facciamolo subito perché ne ho assolutamente bisogno. Allora, togliamo tutto, andiamo qua. Questo è il Gladiator. Prendiamo il Basic Small Airframe. Gli mettiamo un Engine 2. Gli mettiamo Fighter 4 Machine Guns. Heavy Machine Guns, buono. Poi Drop Tanks. E così mi piace. Gli diamo un Super Marine. Ah, 13. Ah, ok. Weight exceeds thrust. Perché sta cosa? Ah no, non c'entra questo. Ok. Vediamo. Mettiamo 4 light machine gun. 4 light e 4 heavy. Ok, buono. Ok, non so, wait. Ma non so cosa possa cambiare. Salviamo. Abbiamo il nostro uragano. Poi interwar close air support basic small airframe. Un engine 2. Poi bomb locks. Sì, bomb blocks. Qua drop tanks e dive breaks. Lo diamo alla Super Marine sempre. E abbiamo il battle. Perfetto, a posto. Così abbiamo degli aerei un po' più seri. Ok. Possiamo metterne anche altri in campo. Sono contento di ciò. Possiamo mettere un sacco in campo. Mettiamoli tutti e poi li unifichiamo. Ok, unificatevi sotto lo stesso cielo. Voi e voi. Ho sbagliato. Ok, e voi. Venite di qua. Mandiamoli qua in Africa. Special Forces potenziato. Facciamo full power cartridges. Ok. Allora, potremmo mandarne. Facciamo così, mandiamo uno qua. What? L'Italia dichiara guerra all'Albania? L'Albania ha detto di no. Aha. Beh, possiamo chiedere un'alleanza all'Albania? Invite to faction. No, non lo possiamo fare. Vabbè, chi se ne frega. Chi se ne frega. Ok, qua abbiamo 99 in più. Voi e voi. No, devo spostarli prima di qua. Fermi tutti! Vorrei ricordarvi di lasciare un mi piace, di commentare con qualcosa di simpatico, o se volete farmi fare qualcosa, e se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Buona visione! Così siamo perfetti. Vi cancello. Ottimo. Voi avete già la missione, facciamo così. Allora, voi siete i fighter. Voi siete i closer support. Voi fate air superiority. Ok. Ok. Allora, se non prendiamo la Sardegna mi incazzo. Perché è una missione davvero, cioè, siamo messi davvero bene per prendere la Sardegna come prima cosa. Chi è impostato? Voi. Via.
via subito appena parte la guerra. Voi siete qua in Africa e voi partirete subito. Buono. Poi voi avete l'ordine fermo, ottimo, perché non mi sento troppo sicuro. Poi qualche altro punto di invasione. Come siamo messi qua? Ci manca un po' di support equipment. National Ordnance Factories, sì, ottimo. Qua, Mechanized Marine Corps, però aspettiamo. Aspettiamo e facciamo la dottrina normale. Qua, posso abbassare il livello a qualcuno, ma direi che aspetto. Magari mandiamo qualche Land Lease alla British Malaya. No, non request forces. Dove sta? British Malaya. Ah no, non lo possiamo fare ancora. Ok. Va bene, appena parte la guerra, allora io manderò le cose al British Malaya. Intanto, visto che ho i punti, vediamo di fare qualcosa di interessante. Operative slots più uno, agency upgrade. Ok, decryption power. No, teniamo così com'è. Facciamo partial mobilization. Excavation 3. Facciamo assembly line production. The German Reich declares war on the Polish Republic. È partita, perché non veniamo chiamati? Perché non veniamo chiamati? No, zii, perché non veniamo chiamati? Invite to faction. Ma come 46? Ma non la stavamo garantendo la Polonia? Beh, non mi ricordo. Intanto gli diamo military access. No, non dirmi che si prendono la Polonia. No, ma cosa stai dicendo? Ma perché non... Embargo Germany. War with Germany. Ma non capisco perché non siamo entrati a fianco della Polonia. Cosa stiamo facendo adesso? 43 giorni left. Ma strana questa cosa. Mi sa che si prendono la Polonia così a gratis. Magari mi sono perso io qualche decisione, qualcosa, non saprei. Artillery upgrade facciamo. Non ti voglio, smettila. Non aggression pact. Improved asymmetric radar. Miglioriamo quello. Quarantotto. Dai, che è entrata anche l'Unione Sovietica. E mi mancano 2 punti per invitarlo nella fazione. Però mi sa che la guerra finisce prima. Sì. Miglioriamo il field hospital. Sì, purtroppo la guerra finirà prima che noi possiamo entrare. Che cosa a caso però. Infatti, Varsavia è caduta. Io l'altro giorno ero qua, a Cracovia.
49, 62. E la Germania si prende tutta la Polonia. E noi non siamo ancora in guerra. E mi sa che giustificheranno sui Paesi Bassi e che andremo in guerra con assieme ai Paesi Bassi. Ok, qua direi facciamo infantry, che ci dà attacco e difesa. Abbiamo i punti per fare qualcos'altro? No. Così si sono presi. Cosa? Perché la Romania è in guerra contro la Germania? Ma che cosa sta succedendo? Invite to faction. Perché no? Perché non vuoi venire nella nostra fazione? Poi, tra l'altro, stanno anche vincendo i rumeni. Dai, vieni con noi, non ti preoccupare. National Ordnance Factories, BSA Company, Protect Suez. Ora, diamo un altro po'. Ah no, siamo al massimo, buono. Diamo un altro pro di produzione agli aerei, ai fighter e ai CAS. Però dobbiamo produrre un sacco di fighter. Radar migliorato, miglioriamolo ancora. Perché non vuoi entrare? Invite to faction. No, mi sa che non entrerà assieme a noi. Qua facciamo questo. Però possiamo mandare il Land Lease alla Malaya. Gliene mandiamo 500, no, non 5000, 500. Ok. Qua Free Military Factories, li mettiamo Support Equipment. Per adesso. Manage Subjects. Eh sì, tra poco annettiamo il British Malaya. Ci dà 3 truppe. No, 4 truppe e un sacco di risorse. Limited conscription. Grazie. Ci servirà un sacco di political power in più, tra l'altro. Antair potenziato. Facciamo anche l'anticarro. Qua dive bombing. E defense. E miglioriamo. Ah no, non lo possiamo migliorare. Vabbè, fa niente. Li miglioreremo un'altra volta. L'India ha un sacco di truppe, l'India. Romania come messa? Ancora non vuole entrare. Ma perché non vuoi entrare? Non aligned. Ecco perché. Ti manca pochissimo per essere democratico, però. Sì, i lussemburghesi entrano con noi, ottimo. Build Hospital 2 fatto. Mechanized. Facciamo il mechanized. Abbiamo le risorse per allenare delle altre truppe. Possiamo fare un sacco. Ok, no. Ne facciamo 12.
così da tenere un po' di risorse in riserva. Un po' di space cavalry, non guasta mai. Sentimetric radar. Possiamo migliorarlo ancora. Allora, visto che ci siamo, potenziamo anche i radar che abbiamo qua. Buono. E anche qua Malta. Buono. Ok. Magari quello di Malta, mettiamolo primo in produzione. Così abbiamo una base di radar nel Mediterraneo. Protect Suez fatto. Balkan Strategy, Sanction Italy, War with Italy. Military Training Act. Sì, facciamolo. Full power cartridges. Potenziamo anche i carri. Improved medium tank chassis. Abbiamo degli altri aerei che possiamo deployare. Però abbiamo anche delle fabbriche. Facciamo altri carri. Qua, questi sono a posto. Qua, uno, due. Ok. Uno, due, tre. Ok. La Finlandia entra negli alleati, ma certo Finlandia, certo. Andremo in guerra coi sovietici? No, ma cosa? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo in guerra coi sovietici? Va bene. E non ho messo tipo storia casuale. Ho messo di rimanere storicamente accurati. Ma cosa sta diventando sta campagna? Non ha senso. Devo mandare delle truppe qua in Finlandia. Per forza. Come siamo messi? 17. No, hanno accettato le richieste sovietiche. Nah. Vabbè, fa niente. Però la Finlandia rimane democratica e è negli alleati. Qua ci manca un po' di political power. E miglioriamo anche i cannoni. Ok, dove mandiamo le truppe? La Romania. No, non vuole ancora entrare. Cioè, preferiscono essere conquistati dai tedeschi piuttosto che entrare negli alleati. Fate vobis. Come preferite. Qua abbiamo un'industria che possiamo migliorare. Qua l'abbiamo migliorata. Reliability. Counter Intelligence. John Woods. Mexican Oil Nationalization. Embargo. Chi se ne frega. È finito il tempo per questo episodio. Allora, abbiamo delle fabbriche militari disponibili. Siamo con tutto in surplus. Facciamo un altro tipo di aereo. Questo ne facciamo un altro.
Naval Bomber, Torpedo Module. Extra Fuel Tanks. Ma sì. Ok. Perfetto. Miglioriamo anche questo. Ok, a posto. Così abbiamo anche un Naval Bomber, cioè abbiamo sia un Naval Bomber che un Carrier Fighter. Ok, perfetto. Qua l'anticarro. Le nostre divisioni come sono composte? Antiaerea, artiglieria, Recon, pionieri e Field Hospital. Buono. Ok, allora, io direi, per questa puntata è tutto, noi ci vediamo alla prossima e bella!